Ciao! Ciao bambini! Questo è Electric! Voi vi chiederete perché c'è un green screen qui? Perché? Spento, perché non lo metterò al chroma key, mi sa. O se l'avrò messo, metterò... Dimmi una città. Livorno. Non troverò immagini buone di Livorno. Dimmi una tipo famosa. Fasano. Metterò una foto di Fasano. Oggi faremo una cosa molto divertente, mai bambini, fatta. Che io non ho mai fatto in questo canale, se non almeno altre 4 volte. Praticamente, bambini, quello che faremo noi, pensate un po' voi, è una cosa molto bella. Disegneremo cose suggerite da voi nei commenti. Dicevo, il green screen qui dietro è per coprire la camera di Sabrina, perché ci sono lavori in corso, capito bambini? Lavori in cui c'entro anche io, ovviamente. Lui invece gioca al mio Nintendo Switch mentre che noi lavoriamo, pensate un po'. E si sta... Sono pronto. Si sta preparando. Si vista, tecnicamente pronto. Sì. Quello che andremo a fare adesso è vedere i vostri commenti, che bambini. Sono a tema Solfi. Io. Solfi. Iscriviti. È lui. Perché io per te ho due pennarelli, uno verde e uno rosso. Bambini! Ma pensa a te! Quale scegli, quello verde o quello rosso? Scelgo il mio. Bambini, no, tutta no, fine. Scegliene uno verde e uno rosso. Voglio... Sto... Che colore è? Sì, è bambino. Il color bambino. Io il color bambino grande, perché comunque sia rimaniamo tutti bambini in questo canale. Secondo me comunque passa due fogli, facciamo un test. No, nessun test, iniziamo subito carichi. Guarda, però, c'è un problema. Passa uguale? Fortissimo. Pennarello più chimico del mondo. Va bene, via. Il primo commento che andremo a fare, sì. Laura Parmigiani suggerisce, yeah. Giulio sopra ad un pellicano, sopra ad un gabbiano, sopra ad una mucca, sopra ad una papera, sopra ad una pulce, sopra un peo. Quindi secondo te tutte queste sovrapposizioni da dove bisognerà partire? È ovvio che dal è meglio peto. Partire dal peto, da me, okay. Dal basso. Quindi c'è un peo prima e sopra c'è una pulce. Ma devo immaginare... Devi disegnarlo come te lo immagini. Sì, va bene, ma nella mia immaginazione è bello. Il peo è bello. No, il disegno. No, farlo bello. Non so fare. Il problema è che c'è una disconnessione tra il mio cervello e la mano. Tra l'immaginazione. C'è del lag qui in me. C'è qualcosa di bloccato, non lo so, forse è qui, mi sa. Dammi uno schizzo di com'è un peo. Poi faccio il resto. Io direi, io inizio così. Okay. Se sopra un peo c'è tanto peso, io lo faccio sdraiato, tipo che sta tipo soffrendo, no? C'è tanto peso sopra di me. No! Chiaro? Chiaro. Quindi il braccio pure sarà tipo così, l'altro braccio sarà tipo così e sta soffrendo con sopra tante cose. Posso farlo? Allora io faccio il mio peto, eh. Sopra peo c'è una pulce. Sopra la pulce c'è una papera, sia chiaro, una signora papera. Giuro, ti devi muovere, c'è il tempo. Beh, dimmelo dopo. No, non c'è il tempo. Sopra la papera c'è una mucca. E tanto per darti un po' di tempo in vantaggio, perché ti vedo un po' indietro. Dai, zitto. E la mia mucca sarà vestita con una camicia, una polo. Facciamo una polo. No, è una camicia improvvisamente, perché io ho fatto i bottoni e una camicia. Perché è la pulce. La pulce. Ma sei ancora la pulce? Dai, zitto. Non mi mettere fretta. Poi sopra la pulce? Sopra la pulce c'è un'anatra. Sopra la mucca c'è anche un gabbiano. Pensate, ma come sono fatti i gabbiani? C'è un gabbiano. E sopra al gabbiano c'è un pellicano. Quanto sei veloce? Tu piuttosto quanto sei lento. Zitto. Il pellicano, quindi sto pensando a Pelipper, il Pokémon che prendevo sempre in Pokémon Smeraldo, Rubino, Zaffiro, ma che poi alla fine del gioco era abbastanza inutile. Anche subito. Subito. C'è un pellicano e sopra il pellicano cosa c'è? Un Giulio. Però il mio Giulio è un Giulio bambino. Perché Giulio è un bambino. E ci aggiungo pure il gattino che ha appena preso. Perché lui è un gattino e ha deciso di vloggarlo per fare tante views. Io ho finito, tu hai finito? Sì, quasi, guarda. Che poi alla fine mi hai praticamente copiato piano. Sì. Piano. Tutti scorreggiano da te. No, allora questa è la coda della mucca. Perché è il ricciolo? Non mi ricordo. Non è quella del maiale, non mi ricordo com'è la coda alle mucche. Poi c'è peto che scorreggia. Poi c'è la pulce che è nera, non la vediamo. Anch'io, guarda. Sì, la tua anche i capelli, le pulci non hai. Non hai capelli, ha le zampette così. Poi c'è una papera. Poi ho fatto un gabbiano, questa non è l'altra gamba, è una cacca. Perché? Non è richiesto nella consegna. Vabbè, io neanche che la mucca sia vestita. Allora, ti do un 30 secondi per finire pellicano e Giulio. 30, 29. Come cacchio è il pellicano? Così? Ah.
cacare. Com'è la coda al pellicano? Tu finiscilo più che altro, perché poi dobbiamo venderlo questo disegno. Hai ragione. Quando lo vendiamo e devi valutare il prezzo, è importante. Hai ragione. Che noi siamo qui non per fare disegni, far divertire le persone, che siamo qua per fare i big money, quelli veri, quelli che quando li annusi proprio sudi. Certo. Quindi c'è anche il pettorale con la tettina. Madonna. Madonna. Orientati nella stessa direzione. Rigoroso. Zitto. Quello cos'è, un neo? Sì. È un brufolo perché ha mangiato i marshmallow. Qui c'è il muscolo, vedi? E Giulia è felicissimo perché è sopra tutti. Che pensa te questa storia? Ma adesso, oltre al bellissimo disegno, ho vinto io, mi sa. Non c'è un vincitore. Okay. Qui adesso devi innanzitutto firmarlo, perché okay, essendo ormai un artista, la firma ci vuole sempre. In genere ti insegno, Zio Peo ti insegna. Zio Peo dice che quando metti la firma qui, questo già aggiunge un po' di valore. Perché hai firmato con la mia firma? Tu non hai detto quale firma, tu hai detto di firmare. Bene, allora, se la firma di Solfi valeva anche 10.000, però Peo, siccome non vale un cazzo, solo 1.000 euro. 1.000 euro in realtà la moneta che utilizziamo noi varia nel tempo, quindi secondo me sono 1.000. Io ho firmato anche con la mia, quindi vale doppio. No. Come no? Non è giusto. Ok, sì. Ha senso. Quindi 1.000. Qui si vale 1.000. Poi mille diciamo quella è la bambini. No, dopo diciamo la moneta. Poi secondo me il gattino qua che io ho fatto e tu no, questo mi alza il prezzo a 10.000. Ok. Lo alza. Solfi vale 20.000, mi ricordo. Okay. Però essendo daltonico dimezziamo il prezzo a 10.000. Che ovviamente un gatto vale. Chi vuole comprare un essere umano che già ha meno potenzialità di altri, no? Poi uno dice pellicano, già sono due volatili, soltanto questi due sono 30.000 euro. Cioè, vale più di me il gatto messo assieme. Poi c'è la mucca. Che è vestita, quindi è anche una mucca per bene. Esatto. Una nobile mucca. È studiata. Ok. Di conseguenza 50.000. Madonna mia, vale 5 volte meno. Una mucca. La papera, sì, molto forte, in grado di sorreggere con tanto peso, secondo me 100.000 li vale, perché può reggere il peso dei 50.000, 1.000. Hai ragione. Peo non vale mai un 1.000. Ok, la pulce? Ah, la pulce alza il prezzo proprio alle stelle, 100.000. Però è 0-0 perché è stato fatto, se poi ho sbagliato. La pulce è tua. Ma devo farlo anch'io il conto. Adesso questo è 302.000. Allora, per 302.000 punte di matite potete ottenere questo magico disegno che vedete qui. 202.000 punte di matite, quindi è soltanto questione di trovare il tempo, spezzare le matite, temperare, spezzare. Che servono anche un po' di matite, mi sa. Ma secondo me con una trentina te la cavi, possibile? Non credo. Questo disegno qui lo potrete avere voi a questo modico prezzo. Mi raccomando, le ultime richieste sono state tante, quindi lo metto al sicuro qui. Io, allora, c'è la firma di Peto, che già sono 1.000. Ci aggiungiamo anche una T. Poi 1.000. Poi c'è la mia, che la mia vale poco perché non mi sono ancora messo in mostra nel... Non sei ancora un artista, esatto, affermato. Esatto, nell'anno 50. Però è diventato 20 perché non so scrivere il 5. Perché devo fare un 5? In quel momento non riuscivo più a scrivere il 5. Ok. Poi ci sono io muscoloso, quindi è una previsione del futuro, quindi vale abbastanza, direi un 100.000, dai. 100.000? Sì, no, ma... 50.000. Devi sempre dimezzare perché in quanto daltonico... Hai ragione, metà prezzo. Metà prezzo. Saldi 50%, 50.000. Esatto. Visto che mi sono anche ricordato come fare il 5. Poi c'è un Aerodactyl, quindi Pokémon molto raro. Ancora di più alza. Quindi ho Pokémon molto raro, almeno 100.000 vale un Aerodactyl. Dai, cioè, Pokémon rarissimo. Poi c'è questo qui che è una paper uscita male. Doveva essere un gabbiano, ma è più o meno... un simil papera, però quindi... sappiamo che in salute perché defega da, esatto, sola, esatto, quindi per giusto per la cacchetta 50. Poi, 50 proprio. Sì, 50 pulito. Poi c'è la mucca che in realtà pensavo peggio, cioè in realtà non mi è venuta neanche male, gli ho anche messo l'orecchino, si capisce, no, si non lo vedo l'orecchino, ma questo beh, facciamo che ok. Facciamo che va bene. Però devi contare che è rarissima perché è un ibrido. Ah, un ibrido maiale mucca. Si fusa con il maiale e quindi anche questo vale un 25.000, dai. Un ibrido ben riuscito, perché un poi ibrido ci sono molto ben riuscito. Ibridi che non funzionano. Poi c'è la prima papera che in realtà pensavo peggio, anche questa qui, vedi, c'ha una specie di sorrisetto lì, con un sorrisetto. E questo che cosa fa? È felice, quindi fa la sì. La felicità fa lievitare i prezzi. Sul mercato, quando le cose sono felici, valgono molto di più. Non a caso nel mercato immobiliare, se vai a comprare
avere una casa felice costa per forza di più. Esatto, quindi direi un... quanto gli diamo? Una papera felice? 200, 1000. Mamma mia, cioè questo quadro vale il doppio del tuo già. Poi c'è Peto, però non sta tanto bene perché ha tutta la pressione nello stomaco, l'ha fatto scorreggiare. Quindi già Peto vale un cazzo, vale 1000. Sta pure male, 500. Mamma mia Peto, mi abbassi troppo, svaluti, non ti... non come rianamento. Adesso fai la somma. Ah, ma da me ci sono dei 20. Allora, bene. 50.000 più 100.000, 150.000. 375.000. Dai, arrotondiamo a 400.000. Allora bambini, voi potrete ottenere bambini! Questo pezzo, questo pezzo qui, cioè Louvre pagherebbe fior fior di quattrini di oro di metterlo al posto della Gioconda. Quindi voi potrete ottenerlo a qual è la moneta? La mia scambia moneta è peli di gatto. Peli di gatto. Voi dovete prendere tanti gatti e pelarli, contare il pelo uno a uno, perché poi quando venite a pagare lui non si fa fregare. E non do resto. Lui sta lì, conta tutti i peletti e quindi anche questo lo mettiamo al sicuro. In cassaforte, nella tua cassaforte. Lo piego anche per metterlo molto più al sicuro del mio. Come mai l'impressione che prenderà il volo? Non prende nessun volo. È per metterlo al sicuro, perché... Ah, ok, lo stai spedendo già al vincitore? No, questo qua va in cassaforte. Ah, ci va da solo però? No, sì, tecnicamente sì. Ha solo bisogno di una spintarella. La Frank che si occupa del trasporto, vai. Scriviamo qua. Per cassaforte. Per Frank, perché poi è lui che si occupa di queste cose. Okay. E ciao. Lo mandiamo, lo spediamo. Vai Frank. Esatto. Ok, è un gatto triggerato lì. Andiamo avanti con il prossimo bambini, perché... Oh mio Dio. Il prossimo sono sicuro che la vostra mente simpatica e contorta lo renderà ancora più simpatico. Bambini! Speriamo che non sia complicato come lo scorso, sennò questo video dura 30 minuti. Sì, impazzisco. Bastic e Peperunz. Chi è? Sono due ragazzi molto intelligenti, io li conosco, sono amici miei di Frank, di tutti quanti. Dice Giulio che fa lancio del giavellotto con le pizze o il supereroe che blocca i supercattivi con il suo impasto per la pizza. Wow! Piano! Perché? Quali idee! Allora, quindi c'è un supereroe che blocca i supercattivi con l'impasto per la pizza. Ok, ce l'ho io, ce l'ho in mente. Non lo so, un altro palazzo strano. Quello è una cacca. È l'Empire State Shitting. Ah, si è giocato la battuta intelligente. Pensa a te, bambini, ridete. Fate un applauso, bambini. Ovviamente di giorno, perché questo potere di Giulio funziona solo di giorno. Solo esclusivamente di giorno. Già di notte i suoi impasti perdono il potere. L'ho deciso io. E io ci metto subito la firmetta. Sì. Ci siamo, bambino? Ci sono, metto la firmetta, aspetta. Olè. Allora, illustraci. Io sono abbastanza, posso dirti, sono abbastanza fiero del mio disegno. Sì? Questa volta sì. Ok, dimmi la narrativa. Allora, spiega la narrativa. È una città, no, di notte, perché questa è la luna. Quindi tu fai la scena di notte e io di giorno. Esatto, e però, come puoi vedere, la luna richiama un po' i salamini della pizza. Ah, ha senso. Ha senso, no? Quindi si attiva il suo potere. Esatto, si attiva il suo potere. Qua c'è l'Empire State Shitting, che prosegue, poi mi ero scordato. Era ancora in costruzione quando è stato costruito. Escono dall'alto in basso. Esatto, perché sono bravissimi. Questa è una nube. Poi c'è questo skyline. E qui, come puoi vedere, con la tridimensionalità c'è un palazzo dove sopra c'è il nostro supereroe, che anche di notte usa gli occhiali perché è in posa like a boss, tipo così, no? Giusto. E tipo Sasha Ninja dei piatti, lui c'ha un pizzone dietro. Sempre dietro. Sì, sta a simboleggiare tipo il mantello, no? È soltanto senso figurativo. Esatto. Decorativo. Decorativo, bravissimo. E come puoi vedere ha una canotta. E il suo superpotere è, ha creato questo impasto che all'inizio era piccolo, come puoi vedere ha lievitato. Ok. Se tu gli fai la croce perché lieviti meglio nell'impasto della pizza, non so se lo sapevi. No, non lo sapevo. Bambini, qui vi insegni anche a fare l'impasto della pizza e come puoi vedere lievitando, perché ha catturato tutti i supercattivi. Aiuto! Vedi, ci sono pezzi di supercattivi. Ma sei sicuro che non cattura anche le persone che camminano? Certo, infatti questo è un civile. Quindi è un super cattivo o un super buono? È un super pizzaiolo. Cioè lui prende. Lui non sta né dalla parte del bene né del male. Non vedi che non capisce niente. Il mio è un po' più classico. È un Giulio che fa. Avevamo detto, cioè, c'è l'impasto per la pizza. Lui lo tira fuori. Lo fa girare e poi lo tira fuori. Freezer ha la coda. Ah! E tira fuori l'impasto. Non importa lì a Freezer, Majin Buu, Cell. Non importa la sua potenza. Perché lui lo ingloba. Lui subito. Cioè, ok, lo
lo unisce. Questo potere qua a Goku gli fa letteralmente. Diventa un condimento Freezer in sostanza. Sì, sì, infatti Giulio poi se lo mangia. Ah, okay. Così che continua ad alimentare il suo superpotere. Il mio superpotere, ok. Quindi andiamo a dare il prezzo. Ok. E questa volta siamo veloci. Io per Giulio mantengo, alziamo 15.000 perché questa volta c'ha un potere, quindi non più 10.000. No, perché prima 20.000 diviso 2. Sarebbe 30.000 diviso 2. Freezer, primo super cattivo di Dragon Ball, un po' che ci ha deluso, ci è piaciuto, ci ha deluso, comunque sia, quindi secondo me 1. Poi il sole. È bello, quello è un bel sole. Il sole, quando si disegna un sole, è come accumulare l'energia della natura e metterlo sul foglio di carta. Quindi questo è 1.000.000 pulito. Un milione, Empire State Building, insomma. 500k. Tondi. Poi ci sono le nuvolette, sono 50.000 luna, perché così paffutelle e puffose nessuno le fa. Nessuno al mondo. No. E Skyline generico, ne è un altro milioncino. Volete quindi se andiamo a fare i conti, già siamo 1.000.000, 2.275.000. 2.270.000 e 1. Ok. 2.270.000 e 1 denti di bambini sotto da latte i 2 anni, quindi cioè proprio che sono appena usciti, subito li devi staccare di forza, e io vi darò questo magnifico disegno che Frank terrà al sicuro. Frank terrà al sicuro finché voi, e adesso lo piegherò con delicatezza in modo che si mantenga, si conservi. Così si conserva meglio e lo diamo a Frank. Grazie. Frank. Allora, andiamo al conteggio. Io ho la Luna Pizza. La Luna Pizza oggettivamente vale un 50.000, perché non la trovi da nessun'altra parte se non a Pizza City. Pizza City. Poi abbiamo la nuvola di pasta sfoglia. Che anche questa, cioè, tipica di Pizza City, vale 100. È commestibile. Certo, infatti vale poco, vale 100, perché la gente la mangia. Poi abbiamo l'Empire State Shitting, che vale un bel 500.000. Quello alza, perché è una costruzione innovativa che è stato il primo edificio ad essere stato costruito dall'alto al basso. È stato un casino, non puoi immaginare. Questo mi fa pensare che qualcuno l'ha lasciato andare, cioè è andato, non lo voleva più. Poi c'è lo Skyline generico, io direi un bel 10, perché è stato fatto di fretta. Però direi gli diamo un più 10 perché è stato copiato da un artista a caso, non so chi ha copiato l'idea. Perfetto. C'è il palazzo bellissimo su cui posa Giulio, che essendo... Ah, ma non l'avevo capito, questo è un palazzo in prospettiva. Certo. Io pensavo fosse una gabbia. Essendoci una prospettiva, vale un bel 50. Chiaro. Poi c'è Giulio che ha la pizza, quindi solo lui vale 1.000.000, però diviso 2 sempre 500.000. Perché ha gli occhiali di notte, quindi non ci vede tanto bene. Poi ci sono... Non ci vede già bene perché gli occhiali da notte... Stai zitto! Eppure dal tonico. Ci sono i civili super cattivi che li mettiamo insieme, perché lui, non vedendoci bene, non fa distinzione, e valgono un 100.000, perché giusto, in mezzo magari c'è anche qualche riccone. E poi c'è l'impasta lievitare che vale 20, per un totale di... Porca Iosel, perché faccio i conti così difficili? Per un totale di 1.150.109. Fatto. Siamo sicuri? Sì. Moneta, qual è la moneta? La carta moneta di questo qua sono lenti a contatto usate. Così tante? Così tante. Usate per quanto? Mensili? No, quelle annuali. Annuali? Esistono? Possono passare così tanti anni per acquistare questo pezzo? Questo pezzo, bambini, questo pezzo qui. Sì. C'è il Museo degli Uffizi di Firenze che ha chiamato proprio un secondo fa. Ha detto portatemelo subito. Ha chiamato nell'istante in cui abbiamo stoppato per un attimo la registrazione. Abbiamo detto un attimo che prima dobbiamo vedere se c'è un miglior offerente di voi, mio caro Museo. E Frank? E Frank lo è. Frank per queste è cose ricco. Qui ci tiene molto. Quindi noi penso che glielo diamo immediatamente. Vuoi fare tu l'onore di spedirlo a Frank? Glielo imbusco tipo lettera, va bene? Va benissimo. Tipo busta delle lettere, ecco. Ehi Frank. Grazie. Allora ne facciamo uno semplice per chiudere, che però semplice non vuol dire facile e che non vuol dire soprattutto brutto. No, poco costoso. Ok. Qui l'arte, sapete, io faccio così. Già. Questo c'ha 3 milioni. Puliti. E lo diamo a Frank. Grazie. No, perché ho finito i fogli, quindi Steppo Power. Ciao Steppo. Lui c'ha il potere delle steppe. Ah. Un Zolfi che guarda un semaforo per daltonici. Ok. Tu dirai come sarà un semaforo, per daltonici. Ed è qui che la fantasia entra in gioco. Okay. Iniziamo.
Io penso che ho finito ed ho anche elaborato una soluzione molto intelligente. Anche io. Illustro prima la mia. Mm-hmm. Tu fischietta o canta? Fischietta. Ok, il mio invece dice: come farò adesso? Il mio semaforo, per che funziona anche per i non vedenti, non solo per i daltonici, ma in realtà per tutti, anche gli scemi, perché magari non ci pensano che è partito il verde, si accorgono all'ultimo, ti attraversano che già è rosso e tu stai lì e non puoi fare niente perché stanno sulle strisce, ma tu comunque sia li vorresti prendere sotto e poi fare retromarcia e poi ripassarci sopra e poi magari farci qualche sgommata sopra, qualche 360 con la macchina finché non vedi il sangue ovunque, ma non puoi. Ma a parte questo, qui abbiamo una siringa che insomma te la ficca lì nella chiappa, no, proprio lì in proprio mezzo. Lì in mezzo alle chiappe, quindi, perché così ti fa capire: oh, ti devi muovere, devo muovermi. E quindi lui lo biarco va il tramite tuo... un complicato sistema di ingranaggi, vedi? Sì, due ben due. Allora, il mio è un contesto un po' far west, perché c'è questa ferrovia, okay, appunto, come vedi, senza sbarre, perché sono ancora state inventate. Perché sennò basterebbero le sbarre a fermare un daltonico. Giusto. Ma il mio è un daltonico stupido, che quindi se ne frega, perché i semafori nel far west non sono ancora stati inventati e sono una luce sola. E quindi lui fischietta e sta arrivando un treno e probabilmente morirà. Quindi non funziona. No. Hai tutto ragione. Questo vale 1. Tutto il disegno vale 1, ma 1 cosa? Questo è l'anima di un daltonico. Voi per l'anima di un daltonico a caso potrete ottenere questo qua. Adesso, soltanto a scopo informativo, vi lascerò l'indirizzo di casa di Giulio. No. Se mai vorrete ottenere questo disegno, saprete a chi andare a rubare l'anima. Nel frattempo lo consegno a Frank, che lo terrà al sicuro. E se lo vorrà, Giulio è qui, Frank è dietro il green screen, quindi potrà prendersi Giulio quando vuole. Io non lo fermerò. Il mio invece non sono tenuto a difenderti. Vale ben sì. Tieni, grazie. Vale ben sì. 5. 5. E tu dirai: ma 5 cosa? 5 cosa? Cuori di daltonici. Ti vuoi far ammazzare proprio oggi? Stai zitto. Loro non lo sanno che lo sono. Ora sì. No. Giulio non è daltonico. Si scherza. Comunque con 5. Qual è il rosso di questi due? Ma il fatto che uno abbia il tappo non ho mi deve aiutare. No. Non mi guardare con un occhio più aperto e uno più chiuso. Mi fai paura. Scegli uno. Quello quale? Rosso o verde? Rosso. Io scelgo questo. È rosso quello. Ma sai perché? Per un semplice fatto che sono due tonalità completamente diverse di daltonico. Questo è scuro. Il color daltonico. Questo è scuro. Sì. Questo è chiaro. Non avrebbe più senso fare un rosso scuro. Farebbe schifo, credo. Bene, bambini. Questo qua è quanto per questo video. È stato un piacere essere stati con voi e con Giulio, ovvero Solfi. E fate i bravi bambini, studiate, diventate bambini grandi come me. Io sono un bambino grande e mi raccomando. Ma cosa stai dicendo? Mi raccomando, e rifate il letto. Dai, Sabrina 2.0. Rifate il letto. Che altro insegna Sabrina? Cioè, andate bene a scuola, parecchiate la tavola. E ciò per tutto, vogliete bene, al prossimo. Ciao bambini, questo era Electric. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, onnichi, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa.